There we go, eccoci qua. Action ragazzi, al vostro Moisan, benvenuti nel mio nuovo canale ragazzi, sono un po' influenzato, qui aria condizionata 24 ore su 24, quindi di conseguenza ho preso un po' di aria, perché mi ha scritto hai fatto festa, ma che festa, ho preso, un piano, mi sono imbottito di farmaci, c'è in giro il moscone, anyway. Allora ragazzi, benvenuti in questo nuovo canale, parleremo ovviamente di questo canale di tutto ciò che è legato all'economia, oltre alle criptovalute, su oro e tanta altra roba che può servire su progetti futuri di investimento, digitali, corsi professionali e via. Il motivo per il quale sto abbandonando l'altro canale di 40.000 iscritti è perché è bloccato dal governo italiano, come ho spiegato in un altro canale. Quindi userò l'altro per dire ciao ragazzi, ho fatto un video nuovo. Abbiamo verificato con i nostri tech, c'è appunto l'andamento, lì ogni giorno mi cancellano 40 persone. Quindi stiamo provando questo canale che invece ha solo 2.500 iscritti, però al momento non è bloccato. Vediamo se mi bloccano anche questo. Ragazzi, mi bloccano anche questo, vabbè, io per fortuna ho creato una piattaforma, grazie ai nostri utenti, è una piattaforma ultra sicura con 2.000 backup, quindi lì non c'è la censura. Per chi volesse quindi seguire il mondo delle cripto, lì faccio degli approfondimenti professionali con analisi tecnica, ma soprattutto operatività. Senza censura, ok, però vediamo un po' se pur non parlando di complotto, se mi fanno crescere questo canale. Purtroppo YouTube non è nemmeno colpa di YouTube, è gestita dai servizi segreti, come dico sempre, hanno le backdoor, sono dei contratti che fanno, quindi i servizi AISE o AISI possono intervenire e bloccare i canali. Se c'è fello zerbino per il governo, quei canali li fanno crescere. L'avete notato che poi non c'è nessun influencer che poi parla di quello che realmente sta accadendo nel mondo, ma non voglio usare questo canale per dire queste cose. Quindi, volevo dire, benvenuti in questo nuovo canale, se volete raggiungere quindi degli aggiornamenti, iscrivetevi al canale, attivate la campanella. All'interno di questo video ho messo anche un corso per le criptovalute. Facendo un piccolo abbonamento avrete dei video speciali che verranno pubblicati soltanto all'interno della piattaforma dove parliamo soltanto del mondo cripto. Per chi è spaventato delle cripto, ragazzi, tranquilli, è una cosa che se è un pattern che si ripete. Adesso le balene, questi figli di zoccola, non gli basta il 10%. Io mi aspetto, ma potrebbe fare anche un meno 5 ancora, anche un meno 7, e poi lo fanno risalire. Mori, ti aspetti che tocchi 100.000 dollari? Io sì, io secondo me ragazzi sì, no, io non ho dubbi, perché so come ragionano loro. Adesso vogliono spaventare i più piccoli. Una persona che si vede il portafoglio, il mio per esempio è sceso di 8.000 euro, I don't give a shit, l'ho visto scendere di 30.000, quindi non mi spaventa. E sono tutte le posizioni aperte, e aspetto. Ha fatto una piccola risalita questa mattina. Vediamo questa settimana, vediamo l'altra. Ovviamente ci sarà un momento in cui se vediamo che supera una certa soglia, stop loss, ragazzi, e via. Vediamo un po'. Oppure per chi vuole rischiare, rimane in posizioni aperte. Per chi ha il money management, altra liquidità, compra il Bitcoin quando scende a prezzi assurdi. Ma non penso che vada oltre, vi dico la verità. Stanno soltanto cercando di spaventare i più piccoli. L'ho vissuto 1.000 volte questa cosa. E poi lo fanno risalire del più 15%. Ecco perché io sono in posizioni aperte, se dovessi chiuderle farei 8.000 euro. 8.000 euro fatti in 15 giorni. What the fuck, man? E voglio dire, quindi questo sto facendo. Quindi no panic, molta pazienza e via. Adesso vi faccio vedere un po', perché sto registrando lo schermo, ok? E vi faccio vedere un po' dove vivo. Sono in Costa Rica per chi mi ha chiesto. E via. Guardate un po'. Hola, buenos dias. Dicevo, questo è un villaggio costruito italiani. Il villaggio è carino, c'è la piscina. Io questi alberi, troppi alberi, dico la verità, creano un sacco di foglie. Ci sono le scimmiette, gli scoiattoli. Vediamo se riesco a farvi vedere uno scoiattolo. Ok? Le puzzole. Io alla sera metto i croccantini per i gatti, ci sono dei gatti randagi e vengono a mangiare o i procioni o le puzzole. Guardate, not bad, vero? Quanto costa una casa in affitto qua a Morris? Costa più o meno 500 dollari al mese, un one bedroom, stanza da letto, cucina, bagno e via. Abbastanza abbordabile. Avete piscina, vi faccio vedere la piscina adesso perché sto registrando lo schermo. So che la Costa Rica non è per tutti, non è economico, devo dire la verità. A volte senti le statistiche, Londra è la città più cara del mondo, ma Londra è molto più economica di qua per certe cose, non su tutto, ma per certe cose la Costa Rica è costosa, ok?
però dà molte possibilità. Guarda che bello questo, per esempio, guardate, look at that. Solo uno vede queste piante, ragazzi, che bello. Poi qui pieno di noci di cocco. Ci sono quelle, queste noci di cocco, che lo vendo come drink, è incredibile, un succo meraviglioso, ma cascano per terra. E gli scoiattoli, guardate, vediamo. Ma questa è appena cascata, è integra. Altrimenti ci sono i funghi. Altrimenti ci sono gli scoiattoli che praticamente le aprono e bevono il liquido. E via. E dicevo, qui c'è un caldo, saranno 35 gradi, non lo so. È finita la stagione delle piogge e si sta un po' meglio, è un caldo secco. E questa c'è la piscina, voi non ci crederete, l'ho usata una volta solo, qua quasi 3 mesi l'ho usata una volta sola, bellissima, sempre libera. Guardate un po', look at that. Volevo condividere con voi questa realtà. E qui abbiamo, non sapevo che c'era anche la jacuzzi mai usata, incredibile. Guarda un po'. Fico, non lo sapevo. Vabbè. Quindi dicevo, ragazzi, tutto qua, questa è la situazione. Mi raccomando, iscrivetevi a questo nuovo canale, facciamolo crescere e vediamo se anche questo viene censurato. Ovviamente trovate le mie specie, i miei approfondimenti all'interno del mondo cripto, nella piattaforma numero 6.1. Bye bye da vostro Morrison.